Iscriviti al nostro canale YouTube e attiva la campanellina per restare aggiornato. Mamma, domani voi festeggiate 85 anni. Molte persone sono ritrovati oggi per la celebrazione della messa, domani a Paravati per uno spettacolo. Lo scopo dello spettacolo è raccogliere fondi per continuare la costruzione della chiesa. Vi chiedo di mandare un pensiero a queste persone che si trovano a Paravati. Un pensiero di saluto, di ringraziamento per le persone che si trovano, perché con la loro presenza contribuiscono a portare avanti i lavori della Chiesa. Immaginate di avere davanti 30.000 figli, 30.000 persone che aspettano anche un saluto, una parola da parte vostra. Io non so aggiungere come sto momento, perché sto male. Anche il pensiero che ha detto la Madonna, quello che la Madonna vi ha detto per questo 15 agosto, che possiamo dire a tutti. È la stessa cosa, ditelo poi, e io non ce la faccio. Veramente. Possiamo dire un grazie a tutte queste persone che si sono resi disponibili, certo, per realizzare quest'opera. Certo. Potete dire, ditelo voi allo stesso, perché io non ci avanzo. Veramente. Ditelo. È un'opportunità anche per le persone che sono presenti essere partecipi di quest'opera della Madonna. Certo. È una cosa bellissima che fa Madonna, non è per mia. Non ci ho fatto. In modo particolare, mamma, una parola per tutti i giovani. Sono molti i giovani che saranno presenti a questo concerto. I giovani, io sempre dico che sono sull'orlo del precipizio, che lo dice sempre la Madonna. E la Madonna è triste per questo fatto. E io aiuterò loro. Possiamo fare qualcosa? Possono loro fare qualcosa per cambiare la situazione? Certo. Possono cambiare tutto loro, se vogliono, se hanno la volontà. Se non hanno volontà non fanno niente. Il Signore ci dice di costruire un mondo nuovo. Sì. E ci costruite un mondo nuovo, tutto per voi, perché se no non ce la fate. Se qualcuno domanda qual è la strada per costruire questo mondo nuovo? Qualcuno domanda qual è la strada di essere fedele alla Madonna e a Gesù. E poi il mondo lo costruiscono, se no senza non costruisce. E a tutte le persone che sono presenti, no, allo spettacolo, vogliamo dire un grazie. Certo, un grazie e preghiere. Non è stata una mia volontà, lo sono la messaggera di un desiderio manifestatomi dalla Madonna nel 1944, quando mi è apparsa nella mia casa, dopo che ero andata sposa a Pasquale Nicolace. Quando l'ho vista, le ho detto: Vergine Santa, come vi ricevo in questa casa brutta? Lei mi ha risposto: non ti preoccupare, ci sarà una nuova e grande chiesa,
che si chiamerà Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime e una casa per alleviare le necessità di giovani, anziani e di quanti altri si troveranno nel bisogno. Allora ogni volta che io vedevo la Madonna, le chiedevo quando ci sarebbe stata questa nuova casa, e la Madonna mi rispondeva: ancora non è giunta l'ora per parlare. Quando l'ho vista nel 1986 mi ha detto: l'ora è giunta. Io, vedendo tutti i problemi delle persone, che non c'è posto dove ricoverarle, ho parlato con alcuni miei amici, che conoscevo, e con il parroco Don Pasquale, e allora loro stessi hanno formato questa associazione. L'associazione è per me la sesta figlia, la più amata. Allora ero decisa a fare un testamento. Lasciai stare pensando che forse ero una pazza. Invece adesso ho riflettuto per volontà della Madonna. Tutti i genitori fanno testamento ai loro figli ed io lo voglio fare ai miei figli spirituali. Non voglio fare preferenza per nessuno, per tutti uguale. A me questo testamento sembra buono e bellissimo. Non so se a voi piace. In questi anni ho appreso che le cose più importanti e gradite al Signore sono l'umiltà e la carità, l'amore per gli altri e la loro accoglienza, la pazienza, l'accettazione e l'offerta gioiosa al Signore di quello che mi ha sempre chiesto per amore suo e delle anime, l'ubbidienza alla Chiesa. Ho avuto sempre fiducia nel Signore e nella Madonna. Da loro ho ricevuto la forza di dare un sorriso e una parola di conforto a chi soffre, a chi è venuto a trovarmi e a posare il proprio fardello, che ho presentato sempre alla Madonna, che dispensa grazia a tutti quelli che hanno bisogno. Ho imparato anche che è necessario pregare, con semplicità, umiltà e carità, presentando a Dio le necessità di tutti, vivi e morti. Per questo la grande e bella casa dedicata al Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime, sarà innanzitutto casa di preghiera, rifugio di tutte le anime, luogo per riconciliarsi con Dio, ricco di misericordia, e per celebrare il mistero dell'Eucarestia. Ho sempre avuto un'attenzione particolare per i giovani, che sono buoni ma sbandati. Che hanno bisogno di una guida spirituale, e di persone, sacerdoti e laici, che gli parlano di tutti gli argomenti meno di quelli del male. Datevi con amore, con gioia, con carità e affetto per amore degli altri. Operate con opere di misericordia. Quando una persona fa un bene ad un'altra persona non può rimproverarsi il bene che ha fatto, ma deve dire: Signore, ti ringrazio che mi hai dato la possibilità di fare il bene, e deve ringraziare anche la persona che le ha permesso di fare il bene. È un bene per l'una e per l'altra. Sempre si deve ringraziare Dio quando si incontra l'occasione di poter fare del bene. Così penso che dobbiamo essere tutti, e in particolar modo coloro che vogliono dedicarsi all'opera della Madonna, altrimenti non ha valore. Se il Signore vorrà, ci saranno sacerdoti, ancelle riparatrici e laici, che si dedicheranno al servizio dell'opera e alla diffusione della devozione al Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime. Se volete, accettate queste mie povere parole perché sono utili per la salvezza della nostra anima. Se non vi sentite, non abbiate timore, perché la Madonna e Gesù vi ameranno lo stesso. Io ho avuto sofferenze e gioie e ne ho ancora ristoro all'anima mia. Rinnovo il mio amore per tutti. Vi assicuro che non abbandono nessuno. Voglio a tutti bene. E anche quando sarò dall'altra parte, continuerò ad amarvi e a pregare per voi. Vi auguro che siate felici così come sono io con Gesù e la Madonna. Natuzza e volo 11 febbraio 1998.